Ciao e benvenuto all'analisi settimanale sull'euro-dollaro con l'ausilio dei nostri studi, quelli che compongono l'Orange Indicator. Ho già fatto un post su fareforex.it con un video che ho realizzato con Giorgio giovedì durante le notizie più importanti del mese, con un commento rispetto a quelli che sono stati i movimenti che abbiamo visto sui grafici, e con un'analisi grafica di ciò che abbiamo visto nelle scorse settimane, questo è un grafico daily, e di ciò che ci potremmo aspettare nella prossima settimana. Siamo comunque all'interno della congestione che si era formata parecchi giorni fa, siamo usciti leggermente andando a ritestare un livello che io avevo segnalato di circa 1,37-1,3710, dopodiché l'euro-dollaro ha ripiegato verso il basso. È stato un peccato perché giovedì volevo vedere sul grafico una ripresa dei massimi come trappola per aprire una posizione sell. Avrei aperto una posizione sell appena le quotazioni avessero toccato i massimi per tenerla in multi-day, visto che in questo momento lo scalping ho deciso di abbandonarlo vista la poca volatilità del mercato e quindi le scarse opportunità di fare intraday. Per quanto riguarda l'Orange Indicator, andiamo subito a vedere quali sono stati gli aggiornamenti della settimana passata. L'Orange Indicator si mantiene in posizione short, quindi ci sta segnalando come i prezzi nel medio-lungo periodo con ogni probabilità dovrebbero continuare a scendere. Tra l'altro, questa settimana è successo esattamente quello che avevamo individuato durante il video io e Daniele, accorgendoci proprio durante il video di una cosa un po' particolare. In ogni caso, l'Orange continua a mantenersi in posizione di short, quindi di previsione di ribasso per quanto riguarda le quotazioni di euro-dollaro nel medio-lungo periodo, e vedremo se la prossima settimana usciremo dalla parte bassa della congestione in atto, del movimento laterale in atto, e quindi ciò confermerà che questo vertice, quello toccato al di fuori del limite superiore della congestione, è stato un vertice proprio di inversione, e poi vedremo che cosa potrebbe rivelarci la veridicità di quello che sto dicendo, e quindi diciamo il reale movimento di inversione a cui stiamo assistendo. Poi ti farò capire esattamente perché lo sto dicendo. Il money action questa settimana, sempre se il computer andiamo a mettere come situazione complessiva, ci mostra una piccola barra ribassista. Questo potrebbe voler dire ci potrebbe essere nelle prossime settimane un aumento, un riaumento dell'interesse short, e questo lo vedremo attraverso quelli che saranno i movimenti di che cosa? I movimenti dei capitali e quindi dei contratti all'interno. In questo periodo abbiamo assistito a un incremento abbastanza considerevole dei contratti short e contemporaneamente uno scarico dei contratti long. Adesso è un breve periodo, quindi sono un paio di settimane, che l'aumento degli short si è un attimino bloccato, così come lo scarico dei long, che ha ripreso, anche se lievemente, con l'ultimo aggiornamento. E adesso ti faccio vedere insieme con l'insider statement che cosa ci potremmo aspettare. Noi analizziamo e cerchiamo di individuare comportamenti similari dei large che ci indicano che cosa possiamo aspettarci nel mercato, quindi come previsione dei futuri movimenti del mercato, futuri anche se più prossimi a noi, quindi già nelle prossime settimane. Qui vedo che il computer fa le bizze, quindi fa fatica
a passare all'insider statement, vediamo un attimino se si riesce a velocizzare. Ritorniamo su Warren, vediamo se siamo riusciti a sbloccarlo. Non c'è niente da fare. Vabbè, metto un attimo in pausa e bene, rientriamo con l'insider statement. Sono riuscito a caricare il grafico. Ti volevo far notare come noi cerchiamo di individuare una ripetitività di comportamento che abbia una logica e che ci mostri quello che potrebbe essere lo sviluppo del mercato in base a quelli che sono i comportamenti ripetitivi dei large. Quello al quale stiamo assistendo è una situazione che si è verificata, ma basta che tu vai indietro con i nostri studi per andare a vedere che cosa è successo nelle varie inversioni di mercato, durante i trend, eccetera, eccetera. Quello che si sta verificando è una cosa che si è già verificata ogni volta che c'è stata un'inversione da long a short, e cioè un progressivo aumento di quelli che sono i carichi degli short, ma anche una rapidità sostanziale per quello che sono gli scarichi delle posizioni long, che effettivamente è avvenuta nelle ultime settimane, che è quella che ti sto segnalando. Quindi contemporaneamente a un velocissimo scarico delle posizioni long, abbiamo assistito a un progressivo incremento delle posizioni short, e questo si è verificato quasi sempre nel momento in cui si doveva passare da un trend long a un trend short. Quindi che cosa ci possiamo aspettare per le prossime settimane? Io vorrei vedere sul grafico una continuazione della discesa delle quotazioni, che porteranno le quotazioni quindi verso il basso del movimento laterale in corso, che è intorno all'1,35, una rottura di quel livello e contemporaneamente un buon incremento delle posizioni short, quindi una discesa della nostra curva verde. Ovviamente si fermerà lo scarico dei long, quindi non andrà oltre un certo limite, e dopodiché man mano che il trend comincerà ad essere sempre più marcatamente short, ci sarà un continuo di carichi e scarichi delle posizioni long e delle posizioni short, a segnalarci quindi potenziali ritracciamenti che durano generalmente, per quanto riguarda le fasi long, dalle 2 alle 3 settimane, mentre per quanto riguarda le fasi short sono molto molto più brevi, quindi è difficile anticiparli, semplicemente perché ovviamente i nostri indicatori hanno un pelo di ritardo rispetto al prezzo, e quindi è molto difficile anticiparli. Ma una volta visto il Large Trade Strategy Screener, che ci dà ancora una barra rossa, una barra negativa, ti faccio vedere una cosa interessante, ed è esattamente quello che avevamo notato settimana scorsa. Attenzione, perché siamo in presenza di un aumento progressivo degli edging, aumento progressivo degli edging che potrebbe, dico potrebbe perché ci manca ancora un dato che arriverà settimana prossima, potrebbe segnalarci quello che è un picco degli edging, e sappiamo che a ogni picco degli edging corrispondente a un picco massimo o minimo delle quotazioni può con ogni probabilità corrispondere un'inversione. È per questo che dico che se settimana prossima dovesse esserci uno scarico degli edging e quindi si confermerà il picco di questa settimana, con ogni probabilità potremmo assistere a una rottura della fase laterale o un proseguimento della fase short, che quindi continuerà e avrà forza e sarà quindi appoggiata da quelli che saranno i comportamenti dei large a mercato. Quindi attenzione, perché le quotazioni a breve potrebbero ricominciare a scendere. Ovviamente nel momento in cui vedrò che ci sarà la possibilità di fare delle operazioni short a mercato, nonostante il periodo non molto propizio per fare scalping, cercherò di sfruttarle, magari con
un basso lottaggio, ma cercando di portare i trade in multi-day. Per cui non chiuderò la posizione, anche perché abbassando il lottaggio avrò uno stop loss in denaro molto più distante al prezzo di ingresso, ma cercherò assolutamente di tenere la posizione per sfruttare quello che è il recupero determinato da quello che secondo me dovrebbe essere un trend short evidente dei prossimi giorni, ma soprattutto delle prossime settimane. Con questo è tutto, io ti saluto, ti rimando agli aggiornamenti per quanto riguarda l'operatività live di prossima settimana e al prossimo aggiornamento di fine settimana attraverso l'ausilio dell'Orange Indicator. Ti saluto, io sono Mr. Forex.